Anticipazioni ufficiali della quarta puntata della terza stagione di Gomorra. Il prossimo venerdì 8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata, andrà in onda il quarto appuntamento con la terza stagione di Gomorra, la serie TV di Ski Atlantic ispirata ai romanzi dello scrittore e giornalista napoletano Roberto Saviano. Dopo la messa in onda speciale della terza puntata di ieri, in cui gli episodi sono stati resi disponibili sin dal mattino su Sky On Demand, per permettere ai telespettatori di guardare con tutta tranquillità Napoli e Juventus, eccoci qui puntuali con il quarto appuntamento della serie TV. Trama settimo e ottavo episodio di Gomorra 3, nel settimo episodio, vedremo che Enzo Sangue Blu e i suoi uomini riescono ad aprire nuovi canali di spaccio nel cuore di Napoli, grazie soprattutto all'aiuto di Ciro Di Marzio e ai contatti di Valerio, un ragazzo della Napoli bene. Però questi loro nuovi traffici non passeranno inosservati e verranno attaccati. Di tutta risposta Enzo vorrebbe rispondere col fuoco, però Ciro Di Marzio lo fa ragionare e gli dice che per contrattaccare bisogna prima sviluppare un piano e valutare le eventuali debolezze degli avversari. Dunque, l'immortale negli prossimi episodi sarà alla prese con Enzo Sangue Blu per allargare le piazze di spaccio nel centro storico di Napoli, visto e considerato che a Secondigliano ormai quasi tutte le piazze sono sotto sequestro e presidiate 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine e quindi Ciro non può fare più affari nel suo quartiere. Nelle puntate precedenti, nella puntata andata in onda nella giornata di ieri, abbiamo assistito all'attacco di Enzo Sangue Blu e dei suoi uomini ad un carico, che hanno poi venduto come merce di contraddando per racimolare soldi da reinvestire. Ciro Di Marzio rimane colpito dall'intraprendenza di Enzo e dei suoi e così decide di aiutarlo per aprirgli la strada ad un giro d'affari molto più grosso. Per prima cosa l'immortale li conduce attraverso un tunnel ad una banca per fargliela rapinare e poi investe tutti i soldi racimolati nella cocaina. Nel frattempo, proprio grazie a questi soldi guadagnati dalla droga, anche Jenny Savastano è riuscito a rafforzare il suo potere in quel di Secondigliano. Inoltre, il figlio di Don Pietro ha iniziato a mettere a sistema alcune aziende della zona, che erano a rischio chiusura, aiutandole però mettendo in chiaro che dovranno pagare per quell'aiuto. Infine, verso la fine dell'episodio vediamo l'incontro tra tutti i protagonisti, Jenny Savastano, Canelle, Patrizia, Ciro Di Marzio, Enzo Sangue Blu e i suoi uomini. Tutti insieme raggiungono un accordo comune e decidono di fare guerra alle famiglie del centro storico di Napoli per ampliare il loro potere.